dobbiamo tornare indietro. E sai perché? Perché mo tocca andare. La figlia del presidente. Siamo vicino alla stazione metro del Duomo. Lo sai chi è Ernesto Cacialli? Nel 94 G7 a Napoli, Bill Clinton passeggia per queste strade e prende la pizza proprio da lui. Da allora quest'uomo, famoso per fa la pizza buona e in più per averla fatta a Bill Clinton, venne chiamato a Napoli o presidente. La figlia del presidente, Maria Cacialli, ha il suo locale. Ernesto è venuto a mancare anni fa, però la figlia porta appunto avanti la sua tradizione e eredità. La figlia e il figlio, e anche lui, o figlio del presidente, ha un suo locale, mi sembra si chiami Gigi. Beh, la figlia del presidente è conosciuto a Napoli come uno dei locali in cui la pizza è più buona. Quindi, Namo. Ti sei accorto che dico sempre Namo nei video? Sempre a Na. Cioè, abbiamo un dispendio calorico? Ci credo che poi mangiamo tutte le pizze. Allora, calcola, non ho sbagliato strada, è solo che dobbiamo girare qua. E eccoci qua, questa è la figlia del presidente. Prendiamo una margherita a 5 euro e ci hanno consigliato come particolare la pizza fritta, 6,50. Ti devo far vedere un dolce perché, cioè, questo è un piatto di gioia. Dopo che hai mangiato sta cosa, poi lascia parenti, amici, la tua fidanzata, il tuo fidanzato, il tuo cane, il gatto, gli operai sotto casa che ti stanno a costruire casa, per vivere sotto un ponte ma con lei. Ho mentito, Maria ci ha portato prima della pizza, ci ha offerto i crocchè con la crema di pistacchio. Eccole qua, ce le sta offrire. Sto aumentando la salivazione perché per fare sta ripresa sto un attimo impanicato, scusami. Ma ti hai visto che roba è? Questo sembra cibo, ma in realtà sono lacrime di angeli racchiuse in panatura fritta. Oh, ma guarda quanto dentro. A parte le patate, dentro ci sta la mortadella, il filante del formaggio, pezzetti credo di prezzemolo. Piamo quello con sopra il pistacchio. Andiamo al morso. Il morso insieme, ma il suo è stato quello vero. Matteo, che hai fatto? È buono, lo so che è buono, ma che è successo? Sei paralizzato, è così buono, sei andato. Eccola là, Maria mi ha mandato un coma al montatore, mo sto video esce per quasi. Oh, calcola a me, ma rotti i coglioni, l'abbinamento mortadella e pistacchio, eppure guarda, è però poche ciance, noi stiamo qua per la pizza, quindi aspettiamo sta pizza. Una pizza montanara. Questa è la montanara, quindi. Maria, grazie. Difficilmente credo che tu abbia visto cose più belle in sto periodo. Pomodoro, mozzarella, basilico e pecorino e esce questa bomba qua. Se sta pizza non è ancora considerato patrimonio dell'UNESCO, probabilmente è perché l'UNESCO non è mai venuto a cena qua. Comunque, ho detto una cavolata prima, sono due le pizze fritte che mangiamo oggi. Andiamo al morso. Il profumo è il profumo. Guarda qua, si vede la cipolla. Ma regà, io non capisco perché tu stai ancora guardando sto video invece di andare su un sito per biglietti low cost per Napoli. Sei un folle, sei uno una folle, ma guarda, follia nella tua testa. Il gusto è bello, deciso, guarda qua che roba. A livello di impasto forse era un po' meglio quella di Starita, ma il condimento, non so raga, hanno usato un campo di pomodori, 10 litri di latte per la mozzarella, una prateria di basilico, è buonissimo. Ah scusa, ho sentito un rumore, pensavo fosse il nutrizionista mio che si suicidava. Andiamo avanti con la margherita. Allora, ecco qua la margherita. Fior di latte, pomodoro, olio, pecorino sopra e basilico. Il canotto tradizionale. Sì, proprio tradizionale. L'impasto invece ha un po' rimane su, Credo che sia proprio una cosa, anche qui, l'impasto non è tra quelli migliori che abbiamo mangiato oggi. Il condimento, credo che sia la mozzarella più buona tra quelle mangiate oggi. Guarda quanto è, cioè proprio drippa dalla pizza. Gocciola, dalla fetta alla tua bocca. Quanto buono. Poi uscimo
e andiamo all'ultimo posto di oggi. Dopodiché direi basta, perché sto cominciando a lacrimare fior di latte. Non vorrei, capito, finire qua schiantato in una strada di Napoli. A tra poco. Mo, l'ultimo locale di staserata. È il 1870. La famiglia Condurro inaugura la tradizione della pizza a Napoli. Naturalmente non sono solo loro a portare avanti questa cosa meravigliosa, ma oh, i Condurro. Salti in avanti, è il 1906 e Michele, il figlio del capostipite Salvatore Condurro, apre la sua pizzeria. Nel 1930 trasloca nella nuova sede di via Cesare Cerzale. E noi mo siamo proprio qua, all'antica pizzeria da Michele. Quella là è la fila. Ma tanto dobbiamo smaltire una cosa tipo 8 pizze, quindi famola. Qua bisogna prendere il numero. Noi abbiamo il 92. Siamo fortunati perché è solo il 90. Manco per il quasi. Bisogna aspettare che torna a zero, ricomincia e noi saremo il 92. Dai. Direi che intanto ci prendiamo un Aperol qua. Tanto riusciamo a vederlo da qua. È il numero 1, dai, ne mancano 91. Aggiornamento, siamo qua da 40 minuti, abbiamo preso pure lo spritz, è il 13. Nuova tappa del percorso, sono andato a casa a posare due cose che ci avevamo appresso. Giulia e Matteo sono rimasti là, sto attorno a là, tanto ci avevamo da aspettare a sto punto. Mi potevo alleggerire, capito? È passata un'ora e mezza, stiamo al 19. Se non è la pizza più buona di oggi, allora comincio a urlare per strada. Ancora qua, però abbiamo scoperto una cosa bellissima. Se ti siedi là dove stavamo prima, la pizza di Michele te la puoi aspettare seduto e te la portano direttamente dal bar. Credo che sia una tecnica di marketing stupenda, però non ci andava di stare ancora seduti. Quindi, dai. Ole! Senti, mentre stiamo qua ti racconto cose. Allora, da Michele c'ha 4 pizze, margherita, marinara, cosacca, marita. Tutte quante costano 5 euro. La marita è metà margherita, metà marinara, quindi in realtà le pizze sono 3. E la cosacca in particolare non è vero, ma in realtà è una marinara reinventata. Al posto dell'origano abbiamo pecorino e non c'è l'aglio. Poi in più la cosacca ha il basilico rispetto alla marinara. Però di base è una rossa con pochi ingredienti sopra in più. Mo stiamo al 42, quindi mancano 50 numeri e gli stiamo. Allora, e sono passate 2 ore e un quarto e ci hanno detto: guarda, è meglio se andate davvero al bar e ve la fate arrivare là. Quindi stiamo a tornare al bar. Questo obiettivo lo mettiamo da parte e lo teniamo, eh. Eccola! Ce l'hanno portata, l'apriamo direttamente. Oh, è grossa, già tagliata in 4. Beh, Oh, il profumo è bellissimo. Il cornicione forse è tra i più bruttini che abbiamo visto oggi, però. Mamma mia quanto morbido. Per l'impasto anche al tatto. Altra cosa, la mozzarella. Pausa un attimo per dirti che sto davvero troppo felice che dopo 2 ore ce l'abbiamo. Stava a dire, altra cosa, la mozzarella. Veramente fusa bene. A me piace molto così rispetto alle altre pizze che magari puoi provare in giro. E se te la muovo, vedi quanto c'è tra olietto e succo di mozzarella proprio. Latte. Il latte. Pigliamo una fetta e guarda come scende in giù. Chiudiamola in dentro. Mamma mia quanto calda. Andiamo. Sa un po' di bruciacchiato. E mi hanno detto che in realtà spesso succede, per esempio anche quella di sorbillo sa un po' così, è normale, anzi quasi piacevole. Ma stava a dire sa un po' più di bruciacchiato del solito. La mozzarella è molto pastosa, però non è buona come quella per esempio della fila del presidente. Il basilico c'ha un bel effetto e il sugo gli sta. Credo che siamo stati un po' sfortunati, forse perché proprio stanno per chiudere, quindi è stata un po' più così. Per adesso il bonus grosso è il rapporto qualità-prezzo e il rapporto quantità-prezzo. Nel senso, 5 euro è la pizza più economica di oggi. Oddio, forse sto dicendo una vaccata. Ce lo dirà dopo Matteo l'infografica, ma mi sarebbe trovata una margherita a 4,50. Poi lo vediamo, però comunque tra le più economiche. C'ho così una botta di pizza che non mi sto ricordando niente, vabbè. E poi invece per la quantità prezzo, raga, oh, è uno sleppone, è proprio uno sleppone. Ne abbiamo preso solo una perché siamo pieni e abbiamo preso la margherita perché rappresenta un po' tutta questa giornata. Mo finimo, beviamo le peroni e andiamo a fare conclusioni qua fuori. A dopo. Allora, concludiamo sto video e guarda sta cosa un attimo. Cioè il 73 Michele ha chiuso. Se fossimo rimasti là saremmo arrabbiatissimi in questo momento. Allora, conclusione di oggi. Senti, comunque sta cosa è quantità, qualità, quanto costa mi piace un sacco. Famola. Che bella giornata, che bella esperienza. Fabrizio mi ha fatto scoprire cose assurde, poi la compagnia di Matteo e Giulia. Ma in generale ho conosciuto persone, posti, racconti. E in tutti o in tutti, pure in Michele che magari ci abbiamo avuto l'esperienza un po' più brutta, comunque c'è stato qualcosa di bello, qualcosa di esperienziale. Per me, dopo un video del genere, è sbagliato fare una classifica.
anche perché ognuno ha la sua mentalità, la sua esperienza di pizza. La pizza più che un piatto è un viaggio e ognuno viaggia come vuole. Quindi invece di fare la classifica, fare tipo più un riassunto, tipo sommario. Non sei ragazzi, vai. Casa è qua. Allora dormi già. Dopo che hai fatto sta battuta, guarda, dormi fuori. 50 calò, un'ottima pizza tradizionale, bel personale, che poi in realtà sta vera in tutti i posti di oggi, quindi ripetila il loop per tutti e 5 i posti, e un bel modo di intendere la pizza. Vitaliano, più contemporanea, una persona molto esplorativa, che mette tutta questa sua voglia di esplorare il mondo, le varie culture, le varie cucine, nei suoi piatti. Quindi dalle influenze anche romane al mondo della bakery, lo trovi là. Starita, vacci a mangiare una pizza tradizionale e una pizza a base fritta, che la fiera del presidente Maria è Crudelia de Mon, però buona. Crudelia de Mon, se non avesse voluto ammazzare Cuccioli e se fosse aperta una pizzeria sua, una grande, e il posto propone comunque pizze che un po' di niente. Per ultimo, da Michele, è quella che ci è piaciuta meno, comunque una buona pizza, anche qui tradizionale, 5 euro, e a quantità non po' di niente. Magari dopo la stagionata posso dire che è la mia meno preferita. C'entra anche l'orario? Sicuramente. C'entra che abbiamo aspettato 2 ore e mezza per la pizza? C'entra. Può essere. Però comunque, per come abbiamo vissuto anche le esperienze degli altri posti, più conviviali, con le persone intorno, i camerieri che ci raccontano roba, può essere stato pure quello. Fino alla certa però, perché il cuore e la testa c'entrano, ma le papille gustative stanno qua, non qua o qua. Magari ci ritorniamo, e dai. Detto questo, sto video durerà una mezz'ora, c'è Matteo che morirà per montarlo. Qualsiasi idea, consiglio, qua sotto. Oppure scrivilo su Instagram, TikTok, dove te pare. Noi ci vediamo a un prossimo video. Matteo. Ciao. Bella zia.